Buonasera a tutti. Perché qua è tutto codificato, cioè saluta, muovi. Allora, adesso inizia la parte prettamente sportiva, inizia la presentazione della stagione 2016-2017 del basket Rosmini. Stiamo guardando avanti, stiamo guardando la prossima stagione, ma teniamo i piedi ben saldi nella nostra storia. Il basket Rosmini si ottiene l'affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro nel 1978, allora si chiamava For Negri Basket Rosmini. Diciamo che parte da lì la storia di questa società, anche se in realtà il basket a Domodossola era arrivato da qualche anno prima, e la casa del basket Rosmini era prima, ed è dal 78 ad oggi, principalmente il Collegio Rosmini. Quindi il Collegio Rosmini è il filo conduttore dal punto di vista del luogo della storia del basket Rosmini, ma c'è una persona che è il filo conduttore invece degli uomini che si sono succeduti, degli uomini e delle donne. È un uomo che, se avesse saputo che adesso stiamo per fare quello che stiamo per fare, non sarebbe venuto, perché lo conosco, è fatto così. È un uomo che ha cresciuto sportivamente tutti quelli che sono passati nel basket domo, me compreso. È un uomo che ha insegnato basket e ha educato, che è una roba importante e non scontata. Un po' brontolone ogni tanto, ma vi do solo un dato: abbiamo pubblicato, senza che lui lo sapesse sempre, perché altrimenti veniva fuori un disastro, sulla nostra pagina internet un omaggio a lui quest'estate, che chiudeva con una sintesi che era: A, ti vogliamo bene, B, grazie di tutti. Beh, di tutto. Quel post è stato il post che ha avuto il record assoluto di visualizzazioni, più di 12.000, che ha avuto commenti di ogni genere, che poi gli faremo leggere, e di persone di tutta Italia, perché in quel collegio lì una volta c'erano gli interni che arrivavano un po' da tutta Italia. E quindi siamo riusciti a entrare in contatto anche con persone che avevamo perso, e siamo riusciti a entrare in contatto perché quelle persone si ricordano e vogliono bene alla persona che adesso chiamo sul palco, che è Don Giuseppe Bonacina. Che nel frattempo spero non sia scappato. Dov'è? Vieni qua, Cina! Grandissimo Don Bonacina, questa sera noi vogliamo dargli un omaggio, e quale occasione migliore di avere un teatro pieno, di avere tutti i suoi bambini, quelli anche un po' più cresciuti, e anche cresciutoni, c'è anche Carlo Orsi, ho visto, pensa, cioè c'è tutto questa sera. E lui veramente li ha passati tutti, nel senso che li ha cresciuti tutti, tolti gli stranieri, quelli che arrivano da fuori, un passaggio lì da Bonacina c'è stato. Tra l'altro c'è passato anche un certo Corrado Bianconi, per dire, che non era proprio un ragazzino qualunque. Subito. Un aneddoto: quando Bianconi era ancora al mini basket, facevamo una partita e lui giocava, non realizzò neanche un punto nel primo tempo, l'ho preso da parte, l'ho fatto, l'ho alzato di peso, poi ha fatto 60 punti. Io direi che varrebbe la pena averlo anche nelle partite di Serie B, che non si sa mai, Corrado. Ma senti una cosa, Cina, ma hai mai fatto un conto di quanti ragazzini sono passati in quella palestra? Come faccio a fare i conti? No, è possibile. Tra convittori e non convittori, non so se sono 40-50 anni che faccio questo lavoro. Quindi io ringrazio tutti quei giovani che sono passati, che mi hanno avvicinato, perché oltre che insegnare mi hanno dato molto. Mi hanno dato molto. Consegna la targa e legge cosa gli abbiamo scritto. Ma come è nato il basket a Domodossola?
del basket Rusmini c'era un'altra società. Poi abbiamo cominciato col basket interno, cioè studentesco così, e veniva Passera ad allenare. Io ero assistente, siccome a me piace lo sport, e di nascosto andavo a imparare a allenare, no? E poi dopo ho fatto i corsi di allenatore e pian piano siamo usciti a fare la promozione, fa tutte le giovanili poi la promozione, quindi prima degli anni 70 senz'altro. Poi dopo si è ampliata e dico, faccio complimenti alla società che è riuscita a portare quei pochi ancora di Domodossola che possono giocare in una serie B, e speriamo che non si fermi qui, deve andare avanti, io ve lo auguro, date il meglio di voi quando giocate, non pensate al risultato, pensate alla voglia di giocare, che il risultato poi viene. Allora. A Don Giuseppe Bonaccina, una vita dedicata all'educazione e alla pallacanestro. Un uomo simbolo del basket Rusmini, insegna da sempre ai nostri ragazzi a voler vincere e a saper perdere. Con stima, riconoscenza, consegniamo.